ben trovati in questo nuovo video. Se mi vedete, ecco appunto, con la mascherina è perché sono in stazione e, come ben saprete, i miei video non sono per uno scopo chissà di quale entità, bensì li faccio soltanto per divertirmi e, diciamo così, a tempo perso. Quindi siamo qui per raccontare il weekend di Vallelunga, quello ovvero praticamente di 2 settimane fa. Purtroppo non ho avuto modo di registrare prima, come appunto sentirete c'è la voce del computer che parla perché siamo in stazione. Comunque, in questo video parleremo delle prove libere e delle qualifiche. Comunque, la pista di Vallelunga è divertentissima, qui non c'è nessuno, quindi posso togliere la mascherina. E il video di Vallelunga sarà un video di quelli fantastici perché weekend lunghissimo, interminabile, partiti dal venerdì con tanta positività, terminato con tanti problemi purtroppo. Però poi per gara 1 e per gara 2, per fortuna, siamo riusciti a sistemare il tutto. Quindi io non vi anticiperei nient'altro, se non vi lascerei al turno di prove libere e alle qualifiche. I'm gonna
problemi non mancano mai. E purtroppo il mezzo incidente è dovuto al problema che ho avuto sul castelletto posteriore, infatti si è spezzato il castelletto e non abbiamo avuto modo poi di poterlo riparare entro il venerdì sera, quindi siamo stati costretti a dover fare tardi il venerdì notte e purtroppo prestissimo il sabato mattina. Per le qualifiche abbiamo avuto qualche problema, più che altro perché problema di entità direi quasi sconosciuta, ma purtroppo insomma c'è stato un problema meccanico in quanto mio padre si è dimenticato di stringere un bullone, ma dopo tutto quello che c'è stato direi che è più che perdonabile come cosa. Ok amici, questo video finisce qui, ci vediamo al più presto con il video di gara 1 e di gara 2 e poi insomma ci prepariamo al weekend di Maggiore. Ovviamente il weekend di Maggiore è già trascorso, però insomma chi mi segue su Instagram avrà già visto più di qualcosa, quindi insomma che dire. Grande ripartenza per quanto riguarda il campionato, speriamo bene e che si prolunghi al meglio questa onda barra sia positiva che c'è stata. Quindi io vi lascio così, a presto ragazzi, buon proseguimento di giornata a tutti.